Ok, buongiorno a tutti, sono Francesca Cavallari, sono una scienziata dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma e vi do il benvenuto nella sala di controllo dell'esperimento CMS all'LHC. E con me ci sono Zoltan, che è Ciao, qui vicino a buongiorno. me per la regia, e poi vi accompagneranno a visitare l'esperimento anche Sonia Natale, che in questo momento ci sta per raggiungerci, e Andrea Massironi, che è il coordinatore della presa dati dell'esperimento CMS, che sta qui dietro di me e che fra un poco si unirà a noi. Eccolo. Dunque, siamo qui nella sala di controllo. Normalmente nella sala di controllo che vedete alle mie spalle ci sono tanti schermi, tante lucette che si accendono e si spengono. E normalmente ci sono sempre 5 persone, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E in questo momento io sono il responsabile, diciamo, del gruppo di presa dati, sono lo shift leader e quindi sono responsabile della sicurezza delle persone che lavorano qui, della sicurezza dell'esperimento, quindi che non succeda niente nell'esperimento. E mi accompagnano una persona che si occupa della parte tecnica, una persona che si occupa della parte della presa dati e varie altre persone che controllano, diciamo, se la presa dati funziona bene o se ci sono problemi. In questo momento, a causa del Covid, siamo soltanto in due e gli altri tre sono comodamente a casa loro e si collegano con il computer e ci aiutano nella presa dati. Vedo che è arrivata Sonia, Sonia? quindi siamo quasi pronti. Magari Zoltan ci può far vedere qualche slide che Oh spiega yeah. un po'. Ecco Sì. Sonia, Natale. Ciao, ci siamo visti al technical meeting. Niente, sono appena Sì, riemersa da sotto, fai con adesso. calma, io spiego un momento l'LHC e poi quando sei Perfetto. pronta Va bene, devo scendiamo solo in mettere le caverna cuffie e con andiamo te. in taverna, va bene? Bene. Ok. Vi saluto e ci vediamo dopo. Ok, allora adesso Zoltan dalla regia ci fa vedere qualche pagina, qualche foto che spiega un po' dove ci troviamo. Qui vedete la vista aerea della zona intorno a Ginevra, dove siamo. Qui a Ginevra c'è il laboratorio del CERN che si trova dalla parte della Svizzera, dove c'è il MAUS adesso, nella città di Meyrin, vicino a Ginevra. E poi ci sono vari tunnel dove ci sono gli acceleratori di particelle. Il più grande è l'LHC che vedete in giallo in questa foto dove si muove il mouse, è lungo 27 km. Io sono di Roma, ecco, il raccordo anulare, che è l'autostrada che gira intorno a Roma, no, fa circa 100 km più o meno. Quindi per darvi un'idea, ecco, l'LHC potrebbe contenere dentro una città un po' più piccola di Roma, diciamo come Firenze. Ecco. Per andare da una parte all'altra, quindi dal laboratorio principale, qui dove c'è scritto CERN, da qui a qua, sono parecchi chilometri e quindi in macchina ci vuole circa 20 minuti. L'LHC è un tunnel sotterraneo, quindi si trova a 100 metri sottoterra. Come vedete in questa figura, e abbiamo dei pozzi di accesso per andare sottoterra nelle caverne sperimentali. Quindi abbiamo tutto il tunnel e ci sono quattro punti in cui le particelle si scontrano e riusciamo a fare con i nostri rivelatori, con i nostri apparati sperimentali, diciamo così, le foto alle particelle che vengono prodotte negli scontri. E in quattro punti, CMS che vedete qui, che visiteremo insieme a Sonia, e Atlas che sta dall'altra parte. E questi due esperimenti, CMS e Atlas, cercano un po' tutte le particelle che si possono venire a creare nelle collisioni. Quindi noi diciamo che sono degli esperimenti multipurpose, un po' come se aveste una macchina fotografica che fa le foto un po' a qualunque cosa, diciamo, c'ha l'obiettivo che va bene per tutto. Mentre invece,
LHCB e Alice, le altre due caverne sperimentali, sono attrezzate con degli esperimenti speciali. Alice serve per studiare gli scontri non soltanto dei protoni ma anche degli ioni pesanti, cioè noi possiamo mettere nell'acceleratore per esempio gli ioni piombo e farli scontrare, e quindi è una macchina fotografica un po' speciale, immaginate come se avesse un po' lo zoom o il grandangolare, ecco, è diversa come struttura, è proprio specifica per studiare gli ioni pesanti. Invece LHCB è diversa e studia le particelle che contengono i quark B, e in particolare studia la differenza fra la materia e l'antimateria che si viene a creare negli urti dell'LHC. Okay. Qui vedete una foto del tunnel. Il tunnel è un po' come un tunnel della metropolitana, insomma è alto un 2-3 metri, tondo, e ci si può camminare dentro, e nel tunnel ci sono vari ci si può camminare, e sulla sinistra avete tutti i magneti. I magneti servono per tenere le particelle a circolare lungo l'orbita circolare dell'LHC. Ok. Passiamo avanti. Qui Francesca? Vede... Sì. Io comincio ad andare. Ok, Sonia, vai. Ciao. Ciao, ciao. Ok, vi passo Andrea che continuerà qui nella sala di controllo. Ok, non vi passo ancora Andrea, allora vi racconto un momento come è fatta la zona che andiamo a visitare sottoterra. Abbiamo un ascensore che si trova in questo pozzo di accesso qui, che adesso Sonia prenderà e scenderà nella caverna di servizio che sta di fianco alla caverna sperimentale, dove si trova tutta l'elettronica. E poi tramite un corridoio accederà alla caverna vera e propria sperimentale, dove si trova tutto l'apparato sperimentale di CMS. Francesca, mi senti? Sto controllando la comunicazione. Perfetto. Allora, in questo momento mi trovo, aspetta che sto cercando di alzare il volume, in questo momento, come dicevi tu, mi trovo infatti davanti ad una delle porte di accesso, dove si deve effettuare effettivamente un controllo per poter entrare. Questa è una porta per persone, non per materiale. Quando saremo dentro vi mostrerò anche la porta per il materiale, e di fatto quello che bisogna fare, non so se riuscite a vedere a parte il riflesso delle strisce gialle e nere, ma si vede anche un quadrato fatto di puntini gialli. Io metterò i miei piedi in questo quadrato. E lì c'è un sensore di peso che dovrebbe testimoniare che io sono una persona e non del materiale molto pesante, anche se il mio peso, diciamo, insomma, in quest'ultimo periodo dopo Natale è abbastanza alto. Dopodiché cosa devo fare? Per poter aprire questa porta, che vedete è in effetti chiusa, devo utilizzare l'accesso che è il mio dosimetro, questo qua, ok? Quindi passo il dosimetro su questo lettore, mi si apre la porta, metto i piedi dove vi ho detto e c'è un controllo con dei fasci infrarossi che vanno a controllare anche il fatto che io non porti del materiale, tipo per esempio uno zaino sulle spalle, e poi c'è questa macchinetta che controlla, in effetti fa la lettura dell'iride per controllare la mia identità, perché ovviamente per poter entrare bisogna essere riconosciuti dal sistema. Allora, adesso io provo a farlo. Lascio a Noemi la camera che mi sta aiutando qui e provo ad entrare. Quindi mi vedete qui il mio controllo. Entro dentro. La porta si chiude, dovreste sentirmi. Ho passato il check dei raggi infrarossi e adesso effettuo la lettura dell'iride.
E il sistema mi ha detto thank you, you have been identified, quindi grazie, sei stata identificata e io sono dentro. Adesso Noemi farà la stessa cosa, vedrete un attimo la camera che dà delle immagini strane perché dobbiamo appunto evitare questi raggi infrarossi, quindi deve essere messa in una certa posizione. Riconoscimento dell'iride e se tutto è ok, eccoci qua, Noemi è passata anche lei. Grazie Noemi, thank you Noemi. E siamo di nuovo dentro. Dove siamo adesso? Siamo qui in una zona dove dovremo prendere l'ascensore per andare dentro. Qui vedete c'è questo accesso verde e queste sono altre porte di accesso, esattamente come quella che ho passato io, ma qui abbiamo anche questa porta blu e questa porta blu in realtà invece è per il materiale. Adesso non riesco ad aprirla, è caduta una cosa, non vi preoccupate, nulla di rotto. Ed entriamo nell'ascensore, vi faccio notare una cosa, qui siamo a livello zero, ok? Adesso entriamo nell'ascensore e a un certo punto si perderà un pochino il segnale, quindi vi darò la parola alla superficie, poi lo riprenderò appena possibile quando sono sotto. Cercate di vedere il display perché vi mostra la profondità a cui stiamo andando. Quindi dovremo partire tra un attimo. E perdere. Ok, ciao a tutti. Abbiamo perso Sonia, ma presto la ritroveremo. Francesca prima si è introdotta. Io sono Andrea. Ciao. Scusate per l'interruzione, ma siamo nel pieno delle attività qui in questo momento. Quindi. Ok, vediamo. Okay. Siamo a metà strada. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Siamo tornati. Mi sentite? Ok, sì, sì. Come vedete c'è anche un grande numero sopra, meno uno, perché di fatto abbiamo tre livelli qua sotto, meno uno, meno due e meno tre. Il meno uno, diciamo, è grossolanamente a meno 80 metri di profondità, il meno due a meno 90, in realtà meno 7, e il meno tre a circa meno 100. Ecco, siamo arrivati, le porte si sono aperte e siamo in una zona. Sto facendo un piccolo tour perché ci sono delle persone che lavorano e probabilmente non hanno piacere ad essere inquadrate. Vi sto mostrando quella che è la zona antistante l'ascensore qui sotto, qui in profondità. In effetti è la stessa equivalente alla zona che avevamo sopra. Vi mostro qualcosa, do la posizione a Noemi, mi metto qua davanti. Dunque, vedete che qui c'è l'ascensore. Questa zona qui è una stanza di sicurezza ed è la stessa che avevamo sopra. Per quale motivo? Perché l'accesso nelle zone sperimentali, nelle zone dell'LHC, è un accesso controllato e che si può fare soltanto usando gli ascensori. Nel caso in cui ci fosse bisogno di fare un'evacuazione, perché ricordatevi sempre che questa è una zona sperimentale e questo significa quindi che possono succedere delle cose, tipo ci può essere, c'è dell'elettronica, quindi possono essere problemi di fuoco, di fumo, ci sono dei gas che usiamo, quindi possono essere perdite di gas. Allora bisogna far evacuare le persone che sono qui sotto e questa evacuazione deve essere fatta rigorosamente usando l'ascensore. Per quale motivo? Perché è vero che abbiamo le scale, ma risalire sopra, se vi fate il conto, un piano è all'incirca 3 metri, qui siamo a meno 90, vedete quanti piani dovete risalire, per quanto uno possa essere giovane, insomma è una certa fatica, poi se lo deve fare anche in panico, ma non è solo questo. La cosa più importante è che questa zona è protetta. Che cosa significa? L'aria viene pompata fuori, quindi fumo e gas non possono entrare e questo ci rende sicuri. Questa cosa non è vera nella parte delle scale. Ora, questa forse è una delle poche cose che è diversa dal mondo fuori, ok? Perché normalmente quando siete in un palazzo l'evacuazione deve essere fatta usando le scale e non l'ascensore. Ma perché? Proprio perché la colonna dell'ascensore, che è in effetti un camino, fa proprio quello che si chiama effetto camino, cioè porta i fumi in alto. Quindi se voi prendete l'ascensore in un palazzo e questo camino non è protetto, perché negli ascensori dei palazzi non abbiamo la protezione che abbiamo qui della pressurizzazione,
Di fatto il vero pericolo non è l'incendio, è pericoloso che l'ascensore si possa fermare perché magari c'è un blocco di elettricità e voi rimanete dentro l'ascensore in questa nella colonna dell'ascensore fermi dove si accumulano i fumi e quindi di fatto morite soffocati. Quindi qui questo pericolo non c'è, come vi dicevo, e quindi noi dobbiamo prendere l'ascensore, non le scale. Nel caso in cui l'ascensore fosse rotto, che si fa? Si aspetta tranquillamente qui, sapete la frase, no? Keep calm and proceed to the exit, si aspetta tranquillamente qui, istruzioni dai pompieri che sono in diretto contatto con noi, dalla control room, che o ci vengono a prendere oppure ci dicono che cosa fare. Io direi che a questo punto, non so se da su volete intervenire, altrimenti possiamo passare nella zona sperimentale vera e propria, entrando proprio dentro. Qualcosa da su o posso procedere? Procediamo. Andiamo a vedere il cuore di CMS. Ok. Allora, siamo entrati nella vera e propria zona sperimentale, anche se non siamo ancora nella caverna. Ora, vediamo un po' se riesco a farvi vedere qualcosa. Ecco, adesso io qui ho un'aiutante perfetta che è Noemi, che mi aiuta nelle riprese più, si dicono, challenging in inglese. Vi sta mostrando effettivamente, se riuscite a vedere, c'è un quadrato molto luminoso nell'immagine in alto ed è effettivamente il soffitto della zona di superficie, quindi questo a mostrarvi, vedete tutte queste luci che sono invece sulla parete, c'è una parete bianca che è quella dell'ascensore, le luci accanto non sono altro che i vari piani delle scale, perché comunque le scale ci sono, come vi ho detto. Ora, questa colonna vuota qui di lato a cosa serve? Sicuramente serve anche per far entrare aria, ma serve soprattutto perché sopra abbiamo delle gru e se bisogna portare su e giù del materiale lo possiamo fare attraverso questo buco. Cosa abbiamo sotto? Se scendiamo, can we go down? I would like to show this. Cosa abbiamo sotto? Allora, forse da qui è un po' complicato perché c'è una rete, ma penso che dovremmo riuscirci a vederlo. Forse riuscite a vedere una specie di macchinario giallo tra le due griglie e di fatto quel macchinario è poggiato sul livello meno 100. In più c'è una specie di parete grigia, non so se si riesce a vedere, è un po' difficile perché abbiamo la griglia qua e non penso che ci riusciamo da un'altra parte, che è un corridoio di connessione tra le due caverne. Allora, I would like to use my hand. Voglio usare le mani per farvi capire. Allora, com'è strutturata questa zona? In effetti abbiamo due caverne che sono una accanto all'altro. Io in questo momento mi trovo in questa caverna, che è chiamata la caverna di servizio, è stretta e lunga. Accanto, in parallelo, c'è un'altra caverna, che invece è un po' più larga e un po' più corta, ed è la caverna del rivelatore. Le due caverne sono tra di loro connesse. Connesse dove? Connesse in questo punto, dove stavo cercando di mostrare, anche se adesso non si vede perché sono stati messi dei blocchi di cemento per chiudere questo corridoio, perché ci stiamo preparando per la prossima presa dati. In realtà più avanti c'è un altro corridoio di connessione che noi useremo per accedere alla caverna che si trova da quella parte. Io proporrei di andare, di procedere, perché qui ci sono delle belle foto di CMS, ma magari se fosse necessario le possiamo... Non so se ce le hanno su oppure ritornando fuori le possiamo mostrare in dettaglio, che parlano di come l'esperimento è stato installato. Noemi ce le sta mostrando già, di come l'esperimento, di come è stata costruita la caverna. Vedete qui lo sforzo anche di ingegneria civile. Se pensate che qui al CERN servono soltanto in fisici, questo non è affatto vero, servono ingegneri civili, elettronici, chimici, matematici, fisici ovviamente di tutti i tipi, informatici, quindi è veramente una grande comunità. Questa è la caverna vuota e questo grande buco che qui insomma in proporzione, comunque guardate le persone qua, forse riuscite a vedere queste piccole figurine qua, sono delle persone.
Questo buco qua è da dove l'esperimento è stato sceso in caverna, perché una particolarità di CMS è quella che è stato totalmente assemblato in superficie e poi sceso in caverna, mentre tutti gli altri tre esperimenti che abbiamo sull'LHC, ecco, vedete una figura dell'esperimento quando era ancora nella sala di assemblaggio in superficie, e vedete alcune altre figure di quando, vedete qui i cavi, questo è il grande buco, lo shaft come lo chiamiamo, e questi qua sono dei cavi d'acciaio che tenevano le parti dell'esperimento quando è stato sceso a meno 100. La gru che ha gestito questa operazione è stata chiesta al porto di Genova, sono le tipiche gru che si usano per spostare i container nei porti, ok? Perché è stato possibile scendere CMS? Perché CMS è stato pensato in una maniera intelligente, dovrei dire, perché non dirlo? È stato pensato in una maniera intelligente, cioè l'esperimento è un grande cilindro. Il problema di costruirlo sopra e che poi non posso portare questo enorme cilindro, il cui peso totale di 14.000 tonnellate. 14.000 tonnellate significa 14.000 city car, non lo so, pensate a una macchinina da città, non so che cosa vi potrei dire, anche una 500 più o meno, ok? Pesano più o meno una tonnellata, pensate una collina, una montagna di 14.000 automobili una sopra l'altra, ok? Questo è il peso totale di CMS. Ognuna, allora, non era possibile scendere questo oggetto in un solo momento, quindi è stato costruito a fette, come le chiamiamo, a ruote, ed è stata calata ogni ruota e poi ricostruito, in effetti l'esperimento era sopra, è stata scesa la ruota e riportata indietro, e poi scesa la seconda e riportata indietro, per ricostruire l'esperimento nella caverna sperimentale. Ogni ruota, ogni fetta, pesa all'incirca 2.000 tonnellate. Quindi capite bene il perché di una gru che serve per container, per muovere i container dei porti. In realtà questa struttura a fette è stata pensata per un altro motivo ancora più importante. Questa struttura a fette permette di aprire il rivelatore quando non si prendono i dati dove si vuole. È un po' come quel sistema che abbiamo nelle biblioteche, dove voi cercate un libro e avete quel sistema di pareti con la ruota che vi permette di aprire la giusta scansia dove entrare e prendere il vostro libro. Quindi di fatto CMS può essere aperto a piacimento con le relative tecniche dove si vuole, quando non si prendono i dati. E questa è una cosa intelligente, perché non dovete rimuovere ogni cosa davanti per poter accedere soprattutto le parti che sono al centro del rivelatore. Volete aggiungere qualcosa da su? Altrimenti io direi di andare nella sala dell'elettronica. Cosa mi dite da su? Perfetto, perfetto. Andiamo nella sala dell'elettronica? Andiamo, allora, io do qualche... Siccome qui c'è molto rumore, anche se voi non lo sentirete, io do qualche informazione, però poi su sentitevi liberi di aggiungere tutto quello che volete. Allora, siamo in questa sala, è una delle sale dell'elettronica che abbiamo qui sotto, ce ne sono due, una è a questo livello e una è sopra la mia testa, e sono di fatto gemelle. Insieme costituiscono quello che tecnicamente viene chiamato il livello 1 di trigger, il level 1 trigger. Che cos'è il trigger? Allora, la parola tecnicamente significa grilletto, far partire. Qual è l'effetto? A me piace pensare più all'effetto e non solamente a cosa fa tecnicamente. L'effetto è di filtrare i dati. Il grosso problema è che nel momento in cui voi fate la collisione dei protoni, o meglio, fate lo scontro dei gruppi di protoni, perché di questo si tratta, e all'interno dello scontro di questi gruppi di protoni, di pacchetti di protoni, avete le collisioni protone-protone, non molte, a dir la verità, la quantità di dati da dover maneggiare è enorme, anche perché questo viene fatto velocissimamente. Ci sono
40 milioni di scontri di questi pacchetti ogni secondo. Quindi è veramente qualcosa di veloce che produce tanta, tanta quantità di dati che non possiamo né conservare e né gestire perché non abbiamo la capacità proprio tecnica. Quindi che cosa si fa? In effetti si fa già un filtraggio di quello che si ha dalla collisione direttamente dentro la caverna e già si conserva solamente quello che è più energetico, perché noi sappiamo che se l'energia è alta ci sono dei fenomeni interessanti che vogliamo studiare. Questa quantità già filtrata di dati viene mandata in questa zona, questa è quella di sopra, e si effettua con il livello 1 un ulteriore filtraggio dei dati, eliminando quello che non ci interessa e che non siamo riusciti a eliminare prima, e mantenendolo per un successivo livello di filtraggio. In CMS abbiamo quello che chiamiamo il livello 1 di trigger, che effettua un filtraggio tecnicamente sui segnali. Che cosa vuol dire? Cioè fa passare solo segnali, per esempio, al di sopra di una certa quantità di carica depositata o all'interno di una finestra di voltaggio o all'interno di una finestra di corrente. Quindi agisce veramente sulla parte hardware, come si dice, del segnale. E quando avete collezionato questa quantità, li mandate su dove c'è il livello che si chiama il livello alto di trigger, l'high level trigger, che invece fa un filtraggio software. Cosa vuol dire? Va a selezionare quello che avete sopra ulteriormente per poterlo passare ai fisici. Ora io mi dirigerò all'interno di questi corridoi. Una cosa importante è che, vedete, qua non si potrebbe entrare per i visitatori, ma a me è permesso, quindi vi faccio giusto una passeggiata veloce mostrandovi cavi, connessioni con fibre ottiche, non sono solo cavi, sono anche fibre ottiche, quindi ora in specifico vi dico la verità, non è che so tutti i moduli, perché questo è, ognuno è esperto del proprio giardino, però diciamo che vi potete immaginare il lavoro che c'è dietro queste connessioni. Immaginate soltanto se alcuni cavi sono mal installati oppure per esempio scambiati, ok? Vado velocemente, ve ne mostro qualcuno, perché poi alla fine, non potendo andare in dettaglio, vi mostro una cosa che a me piace tantissimo, e ovviamente il rumore è dovuto al fatto che dobbiamo ventilare, perché l'elettronica produce tanto calore, ovviamente. Ecco, questa parete è quella che mi piace di più, quella che si chiama la parete dell'high voltage, cioè del voltaggio, della tensione, e vedete è tutta rossa con tutti i cavi, ma è di una meticolosità che, per quanto mi riguarda, rasenta la bellezza, perché effettivamente ci vuole tanta precisione e tanta costanza per poterli installare queste cose. Adesso io vado giù, ripeto, in superficie, quando mi volete interrompere. Allora, io adesso mi avvicino, una cosa volevo dire, che mi avvicino alla zona del campo magnetico, vedete c'è anche il pannello che sta lampeggiando. Potrebbero esserci dei disturbi anche con la trasmissione, quindi nel caso prendete la linea da su. Quindi farei una cosa, mi dirigerei innanzitutto proprio, ecco, questo è il corridoio che connette la caverna di servizio, ve la faccio rivedere, da cui io sono arrivata. Sopra le scale c'è la sala dell'elettronica, io adesso alla mia destra ho questo corridoio che mi porta fino lì, dove adesso vi mostro, c'è la porta di accesso per poter entrare. C'è prima una porta di controllo per le persone, un'ulteriore porta, questa volta non è verde ma è gialla, perché ci sono codici di colori per capire il livello, diciamo, di sicurezza della porta. Entreremo attraverso questa porta sia io che Noemi e accederemo attraverso un ulteriore corridoio, la sala del rivelatore. How do we do? I enter before, but I need...
Yes, ok. Non so se volete prendere la parola da su a questo punto, perché dobbiamo fare un po' di cose tecniche, ve le possiamo mostrare, perché io devo entrare con una chiave. Siamo in un... ecco qua, prendo la mia chiave, come vedete, e adesso faccio l'accesso alla porta. Mi si apre la porta, tengo questa chiave con me e faccio il controllo come quello che ho fatto su, controllo di peso, controllo di raggi infrarossi e controllo dell'iride. E sono passata e adesso abbiamo bisogno di qualche momento che Noemi possa non solo passare, ma sistemare anche il nostro sistema per poter mostrare le immagini, perché è sensibile al campo magnetico, quindi dobbiamo installare alcune cose. Non so se da su volete mostrare qualcosa o se magari qualcuno vuole raccontare dei colori delle porte. Siamo tutti entusiasti di vedere tutta la procedura. Sì, questo è vero, perché è la cosa più interessante effettivamente. C'è Noemi che sta facendo il suo controllo, dovrebbe essere passata, eccola qua. Ma adesso dobbiamo fare qualche... Puoi domandare a Zoltan, magari lo può, non so se può dirlo direttamente o tradurlo, perché lui è molto bravo a descrivere i colori delle porte. So che è una cosa che dice sempre, se ha voglia di raccontarcelo. Okay. So you have already seen three colors, the green on the surface, the red just 2-3 minutes ago, and the yellow one that's just behind Sonia, or just in front of Sonia and behind Noemi. Let's start with the green one. The green one is not in so-called interlock. So if you break through because, let's say, of a fire, let me just give yourself. So if the, well, I don't need to be seen. So the green, if there is a fire or there is another havaria, you can just go through. It will not do any interlock, not will block any other devices. On contrary, the red and the yellow one can do. The red always does, and the yellow means that there are some cases when it will not do. So what they do? They just simply switch off the whole equipment all around the 27 kilometers. So if you do that, you have to be a very good reason to do that. Okay, so try to translate. Non so se avete capito. Sì, ma comunque è interessante. Allora, noi abbiamo fatto il nostro, guarda, abbiamo lasciato qui il precedente sistema, che oltretutto ci permette anche di avere una certa stabilità dell'immagine, perché se la mano trema lui corregge. Quello che potrebbe succedere è che ogni tanto, ecco, adesso mi trovo in difficoltà, come si traduce blur? L'immagine si sfoca, diventa sfocata, forse potrei dire così, aiutami. Sì, è sfocata. Blur, sfocata, ecco, come esatto. Come quando fate le foto ma non mettete a fuoco. Col cellulare, esatto, le fate le foto velocemente, quindi vengono tutte mosse. Allora, questo vuol dire che... I think this is just a very low price for the... Comunque questo for the, succede... the visual that is going to come. Ecco, quello volevo avvertire soltanto, perché vuol dire che devo chiaramente spostarmi, perché il campo magnetico sta avendo effetti. Allora, c'è Noemi che ci sta mostrando adesso questi due oggetti, ok? Metallici, perché adesso... Vediamo un attimo, ok? Vabbè, uno è più leggero, uno è più pesante. Andiamo a vedere l'effetto del campo magnetico con questi oggetti metallici. Poi invece io ne ho uno, ho un'altra cosa estremamente costosa che è in questa bustina, vi mostro, e la userò poi dentro. Io credo che anche la porta risenta del campo magnetico. Allora, siamo nella caverna sperimentale, quindi
Ditemi da sopra se l'immagine, se non sono troppo movimentata, diciamo così. Allora. Si vede, si vede. Si vede? No, cerco di essere stabile. Dunque, questo è il rivelatore. Abbiamo praticamente, diciamo così, il tappo esterno. Immaginate un cilindro con due tappi. Questo è una delle pareti, uno dei tappi. Allora, parte da su, vedete, e cerco di inquadrarlo fino sotto, ok? Questo è quello che chiamiamo il basement, cioè la base. Ora, lo so che sembra, probabilmente sembra piccolo, ma vi vorrei far notare che questa metà di questa altezza è di fatto... Sonia, before you go ahead, let me just share for a second the schema of the... Just in order to show what it how it looks like, and then I will give you back. E quello che vedete è la visione aperta del rivelatore che Sonia vi sta mostrando dal vivo. Essendo chiuso, quello che vedete è la parte esterna, quindi la parte rossa che è in questa immagine è esattamente la parte rossa che vedete. Poi vedete il beccuccio arancio è quello che nell'immagine, esattamente quello che Dolta sta mostrando, sulla destra. Ok. E da lì è dove arrivano i protoni, quando ci sono le collisioni, in questo momento no. Posso rubarti la parola beccuccio, mi piace molto. La userò. Allora, okay. Adesso qui ci stiamo divertendo, mentre voi lavorate, noi ci divertiamo. Guardate, do la camera a Noemi e guardate che cosa stiamo facendo. Questo è il campo magnetico, ok? Io ne ho un'altra ancora. Questa è tutta mia, devo dirla. Questa è, guardate, oltretutto come si orienta. Ok? Questa io la chiamo la bilancia magnetica. Come stavo dicendo, come dico sempre, io potrei passare ore a fare questa cosa, perché è talmente semplice, è, come dire, intuitivo. È chiaro che io so quali sono, e probabilmente anche i nostri ragazzi sanno quali sono le formule e le forze agenti in questo caso, ma francamente giocare con questo io mi dimentico delle forme e delle formule. È talmente divertente spingere questa cosa e vedere come torna sopra e quindi vedere dal vivo l'effetto dei fenomeni fisici, come del resto, guardate, questa qua è una cosa sufficientemente pesante, guardate come riesce a stare attaccata alla barriera, anche qui, Noemi, look! Guardate l'orientazione, vi ricordate che questo stava giù prima? Guardate adesso, e non c'è verso di rimetterlo giù. Really nice. Yes. Oops. And you see? Don't let it fly. Come possiamo vedete, anche farlo. I fisici si divertono. Vediamo questo qua più leggero. Guardate questo, bellissima questa cosa, guardate un attimo, guardate, teoricamente potrebbero avere un'inclinazione diversa, no vabbè, hanno... non so cosa fanno, allora, guardiamo, facciamo, sto facendo esperimenti, questa è la prima volta che vedo questi oggetti, perché non avevamo il campo magnetico, io vi posso assicurare che si cerco di avvicinarli e si respingono, vedete? Non so se riesco a mostrarlo. Vedete? Non riesco, se cerco di mettere in una certa posizione, esattamente come i magnetini che mettete nel frigorifero, vedete come non si attacca perché viene respinto. Noemi, I'm getting crazy with this. Grazie Noemi, thank you very much. E vedete questi altri, ok? Guardate anche quest'altro. Questo è molto costoso come esperimento, vi devo dire, francamente. Allora, è chiaro che questa cosa, ovviamente, qui abbiamo a disposizione. Io sento, questo non ve lo posso mostrare, mi dispiace ragazzi. Io sento, è proprio uno sforzo che devo fare per poter far salire questo oggetto. Devo applicare una forza, chiaramente voi non potete sentirlo, ma devo fare uno sforzo perché chiaramente c'è il campo magnetico. Quello che volevo dire, qui ovviamente abbiamo un campo magnetico qui dentro l'esperimento, come si è visto anche dalla figura che ha mostrato Zoltan, che probabilmente abbiamo qua, ecco qua, forse la possiamo inquadrare.
Il campo magnetico che abbiamo qui è che è dato da questa, il solenoide è rappresentato da questa parte qui, da questo cilindro che adesso è aperto, all'interno, al centro è di 3,84 Tesla, quindi abbiamo un campo magnetico molto intenso. Potreste provare a vedere se con un pin, ma non credo, non lo so perché è molto basso, se quando avete dei fili percorsi da corrente che non sono schermati, riuscite ad avere l'effetto del campo magnetico, perché se avete fatto un po' di induzione magnetica, non so se l'avete ancora fatta, saprete che un filo percorso da corrente intorno a sé crea un campo magnetico, quindi lo stesso effetto che noi stiamo vedendo qui, questo in realtà è un magnete, un solenoide, ma potete verificarlo con delle graffette a casa vostra, ok? Quindi non è, è solo che è meno intenso, quindi sarà più difficile avere queste, poter giocare in questa maniera. Ora, quello che noi facciamo, if you want to take this, possiamo andare sotto, possiamo scendere, perché questa è un'altra, come dire, un altro vantaggio di avere una visita virtuale. Io lo so che molti diranno, ma se fossi lì, Noemi, Sonia, just before you go, could you please show again the two spanners sticked on the handrail? Because I would like to. Yes, we show again. Just asking Noemi. Yes. I want to make a screenshot. Yes. Okay. Thank you. Is it okay like that? Do you want another screenshot? No, that's perfect. I want to send it to our colleague who is going to be on visit this afternoon. Yeah, you see, I had to pull them a lot. It's not easy. Now, you see, Noemi is, I can feel, you see this one? Noemi is moving stuff we have here. But if I move this, I can feel with my hand the magnetic field is as a probe, cioè è una sonda questa, che posso sentire col campo il campo magnetico, perché io sento la forza sulla mia mano, ok? E quindi veramente è una sonda del campo magnetico, anche se non posso ovviamente descriverlo. Quello che stavo dicendo è che è come se fosse una bussola fatta con una chiave inglese. Esatto. Poi quando andiamo fuori, magari, se abbiamo ancora tempo, non lo so, perché chiaramente qui è molto più interessante stare qui dentro, possiamo mostrare quella che io di solito faccio, appunto la bussola fatta a casa, diciamo così, che però è abbastanza, come dire, divertente da vedere, soprattutto pensando che la porta esterna è abbastanza lontana da qui, quindi abbiamo solo un campo magnetico residuo. Sapete cosa sta succedendo? Io ho dei piccoli orecchini all'orecchio che hanno una parte metallica e sento il campo magnetico sugli orecchini. Ok, è magnifica questa cosa. Adesso andiamo sotto. Cioè si sente, sul corpo non si sente niente, ma su tutti gli oggetti metallici, chiaramente, se uno è abbastanza sensibile. Ditemi se l'immagine si muove troppo, perché ripeto, non c'è stabilizzazione, e controllate anche se l'immagine non si sfuoca. Allora, si sente un po' il campo magnetico ogni tanto anche nell'immagine, il fatto che sia un po' sfocata. Lo so, esatto. Io non mi rendo conto. Allora, me lo dici così magari torno indietro, perché certo, tornando indietro mi allontano. Allora, ecco, quello che stavo dicendo, che questo qua è qualcosa che se venite di persona non potete fare. Io credo di averlo visto per i visitatori solamente in quelli che chiamiamo gli open day, cioè farli venire qui nel basamento. Qui siamo ai piedi di CMS, qui siamo veramente almeno 100 e vi faccio vedere l'esperimento. Poi chiederò a Noemi di tenere il telefonino in maniera tale che io posso andare e farvi vedere. Allora, io sono 1,60 m, diciamo, più o meno. Can you take this? I want to measure. Allora, dunque, io sono qua, sono, ve l'ho detto, 1,60 m. Mi avvicino all'esperimento, sento il campo magnetico sui miei piedi, perché c'è della roba metallica nelle mie scarpe. Guardate, c'è tutto che si attacca.
E guardate la grandezza, quindi pensate che questo è 1,60 m. Ora io approfitto di questo momento perché poi devo tornare indietro, sento tutta quanta, guardate la mia borsa che viene attirata, ok? Dunque, questo elemento che viene chiamato il pad è molto importante perché di fatto ci permette di aprire, yes, you stay there because I feel everything with my shoes, you see? Is okay? Look, guardate. Ok, stavo dicendo, sono molto importanti questi elementi, queste parti arancioni, ce ne sono tante, le vedrete distribuite. Per quale motivo? Perché di fatto vi ho detto che il rivelatore si apre a fette, ma come si fa ad aprirlo? Perché si apre e si chiude, come si fa? Qual è il sistema meccanico che permette di farlo? Allora, il sistema è il seguente, vedete? Qui ci sono dei tubi, eh? In questi tubi viene pompata dell'aria compressa. Quest'aria compressa permette di, come dire, sollevare, alleggerire la fetta, la ruota, come la chiamiamo. Non la solleva in aria, la alleggerisce sempre e semplicemente. E a questo punto ci sono dei cavi che vengono attaccati con dei sistemi. Ora, se Noemi gentilmente si può girare, vi faccio vedere la macchina da questa parte. Ecco qui. Questo oggetto, ok, che è una piccola, come dire, una piccola gru in orizzontale, non saprei come chiamarla, ha dei cavi, vedete? Ora, questi cavi vengono attaccati attraverso questi sistemi, vengono attaccati alle varie ruote che vi sta mostrando Noemi, e quindi di fatto che cosa succede? Che se volete aprire, tirate da questa parte e quindi separate le fette. Quando volete richiuderle, ci sono equivalenti sistemi al centro del rivelatore, magari passando li vedremo, che permettono di tirare dall'altra parte. Insomma, brevemente, non si spinge mai, si tira sempre o da destra a sinistra o da sinistra a destra e si aprono le varie fette necessarie, ok? Questo tutto viene facilitato dall'aria compressa che solleva leggermente, alleggerisce un pochino questa fetta. Vi ricordo che ogni fetta è circa 2000 tonnellate. Quindi pensate a questo peso che viene fatto. Do we have to play with the magnetic field also there or not? I think it's not safe. I don't know. Ah, sì. Allora, una cosa che stavi dicendo, il beccuccio. Vuoi descriverlo tu da su, il beccuccio, e noi lo inquadriamo? No, volevo solamente menzionare una cosa. Se vedete quel calo ponte giallo in alto, dato che i nostri studenti sono di tre scuole, se ricordo bene, quel calo ponte arriva da un vivere, cioè arriva dalle nostre parti, è stato costruito e è stato portato qui a CMS. Quindi in CMS realmente abbiamo oggetti da tutto il mondo, sia dal punto di vista del rivelatore che dal punto di vista dell'infrastruttura, dell'ingegneria. Sì, per esempio, la chicca locale. Questo è vero, cioè, quindi, no, ma infatti uno ritrova, è bello, il bello, se vogliamo, anche degli esperimenti in generale, è proprio di vedere il contributo di ogni istituto, ogni gruppo, no? Per esempio, non so se Noemi lo può inquadrare, se si vede, la bandiera del Pakistan. Noi abbiamo questa parte, non so se riuscite a vederla, questa struttura qui del ferro per chiudere è stata fatta in Pakistan e hanno messo chiaramente la loro bandiera. Stavamo inquadrando prima quello che chiamiamo lo shaft, che sarebbe il famoso buco da cui sono state calate le fette. Ora, mi premeva dirvi una cosa, guardate questo buco, guardate il diametro delle fette, magari anche poi con la cosa, e vi farò vedere qual era la distanza tra il bordo della parete del buco. Adesso Noemi sta cercando di mostrarlo un pochino, ma poi ci metterò la mano. Non so se riuscite a vedere la distanza tra la barriera e la struttura, ma poi ci andrò a mettere una mano. Then Noemi will put my hand. Comunque quella è la distanza, praticamente sono 10 centimetri. Allora voi capite bene che per poter scendere un oggetto di 2000 tonnellate, il più leggero,
in maniera stabile, avendo soltanto 10 cm a destra e 10 cm a sinistra di luce, bisognava andare molto lenti. Infatti le fette più leggere ci sono volute circa 8 ore per scenderle, all'incirca 100 metri, potete farvi la calcolarvi la velocità, no? Spazio diviso tempo. E per la fetta in centrale, che è quella del magnete, ci sono volute circa 12 ore. Noemi mi ha dato queste due cose qua, che continuano a tirarmi verso il rivelatore. Dovete pensare che io ho questi oggetti che tirano, più le mie scarpe che non sono, cioè sono scarpe di sicurezza, ma sono anche quelle di sicurezza elettrica, per cui hanno un fondo metallico, il che vuol dire che io sento il campo magnetico anche sui piedi, e più questo oggetto che non so cosa, c'è il mio telefonino che viene tirato dentro, quindi in realtà mi sento totalmente attratta dal rivelatore. Ecco, vuole stare così, non vuole stare così, vuole stare così, guardate. Lo posso tenere anche quasi in equilibrismo, guardate. Con un dito solo, ok? Facciamolo con uno solo, guardate. Ok? Adesso diamo dei suggerimenti ai professori collegati, un bellissimo esercizio, calcolare il campo magnetico dato l'angolo di inclinazione. Allora, posso dire una cosa, hai ragione, non solo, ma ti dico anche un'altra cosa, ginnastica, questa è ginnastica, sollevamento peso, perché è veramente complicato, vi dico la verità, guardate, cioè veramente è una cosa pazzesca, guardate, non riuscirei mai a tenerlo questo così se non ci fosse il campo magnetico, è veramente, eccone un'altra, ci stiamo veramente divertendo qua. Vediamo cosa ci mostra Noemi. Zoltan, you can take all screenshots you want. Thank you. I already had, but I really enjoy what you are doing. we are enjoying too. Noi ci stiamo divertendo. So actually we have something like 10 minutes left. Maybe okay. It would be better if I would bring you up and this very nice game. I enjoyed it and answered the questions. If I think we should now receive the questions. Yes. Allora mostro velocemente le cose così possiamo rispondere alle domande. Questo è un altro di quelli, è un po' sfocata, ma forse riuscite a vederlo. Un'altra delle macchine che serve per tirare le ruote, e in realtà qua sotto, non posso andarci ovviamente, c'è ancora un altro livello di elettronica, vedete? È un po' sfocato, lo so, ma comunque credetemi, c'è un altro piano sotto che permette di andare a dell'altra elettronica che è installata sotto il rivelatore. E qui vedete, guardate quanti pad abbiamo per poter, come vi dicevo, per poter muovere le fette, ok? Vedete, qua si vede come vanno i cavi e i moduli, come vanno sotto. È un po' sfocato, ma forse si riesce a vedere che i cavi entrano dentro, perché c'è un altro livello al di sotto, e c'è tanta elettronica sotto il rivelatore. Should we go also up or not? Allora, io adesso, mentre magari rispondiamo a delle domande, salgo di 5 piani e vado su. Can I give you this? Va bene? Perfetto, perfetto. Allora, okay. Per tutte le persone collegate potete fare domande, potete scrivere, o anche, dato che siete collegati nelle diverse classi, vi potete smutare e fare domande. Siamo qui per voi, quindi ci divertiamo un sacco. Ho tantissima invidia, allora, diciamo perché che non sono in questo momento io. Ma lo so, lo faccio apposta. Comunque diciamo, allora, per noi è normale, no? Ma noi perdiamo un po' la nostra italianità. Adesso tu hai detto smutare, no? A me viene sempre invece, quando si fa lo scanning, scannare, che in italiano vuol dire tutta un'altra cosa. Allora, sono quasi salita sopra, come vedete, infatti ho il fiatone, penso, e l'età.
Eccoci qua, guardate che bella vista. Ragazzi, fate domande. Non ci sono domande stupide, ci sono solo domande e curiosità. Guardate, io non lo so, ma per me è bello. Vi mostro tutta la struttura. Andiamo dall'altra parte. Quindi, come vi diceva prima Sonia, avete visto, abbiamo fatto adesso 3 piani e si ha il fiatone dopo aver fatto 3 piani. Se uno deve fare sì. i 100 metri in altezza, prendi la parola perché devo recuperare. Ecco, capite il motivo dell'ascensore. Però nonostante ciò, can we go up? No. Ok, non posso, allora c'è una cosa che a me piace fare tantissimo, ma che oggi non posso fare a causa del magnete, ed è andare sul tetto dell'esperimento, cioè di solito io salgo là sopra, però non posso farlo, ovviamente, per motivi tecnici. Ecco, siamo arrivati nel punto più alto, dove in effetti si vede la struttura arancione che dicevamo prima, il famoso beccuccio, che di solito è composto da 2 metà. Possiamo, if we put like that, ecco. Dovete immaginare che questo beccuccio è fatto da 2 metà che si aprono in questa maniera, come se fosse una farfalla, ok? E dentro, nella parte centrale, c'è il tubo dei fasci di particelle, ok? In modo tale che la collisione avvenga al centro del rivelatore, che è molto più là, ci siamo passati di fianco. Questa è tutta una protezione che serve per schermare le radiazioni, perché la maggior parte delle radiazioni che vengono prodotte in caverna sono in quelle che noi chiamiamo le zone in avanti, cioè lungo la direzione del fascio, ok? Quindi non so se ci sono domande su questa cosa, altrimenti io quello che farei, vi mostrerei ancora una volta il da qui lo shaft, cioè il buco che avevo mostrato prima, da cui è stato cavato il rivelatore. Quello che farei, vi mostro la distanza lasciata tra rivelatore e pareti, e poi per evitare che qualcuno sia troppo invidioso, tornerei sopra e voi intanto potete fare le domande. Non so, va bene come programma? Quindi, perfetto, perfetto. Allora, quindi scendo giù, ok, riscendo giù di qui adesso. Comunque vi continuo a far vedere le immagini che sono. Se volete prendere uno screenshot o qualcosa, questo secondo me in questo momento è la migliore visione che potete avere dell'esperimento, non essendo aperto, però è molto, come dire, bello. Vi mostro, sto tornando praticamente nella balconata dove ero prima, quindi vedete di nuovo a livello a metà, e vi mostro la distanza, dicevo, di circa 10 centimetri, eccola qua. Guardate, c'entra la mia mano, questa è la struttura e questa barriera è allineata alla parete sopra, quindi questa è la distanza che era lasciata tra la struttura che doveva scendere e la parete del buco. Quindi rendetevi conto che tipo di sforzo tecnico per evitare di avere anche oscillazioni, perché altrimenti innescate le oscillazioni come un pendolo e distruggete, ovviamente, rischiate di danneggiare gli oggetti. Abbandoniamo la caverna o volete che facciamo qualche altra cosa? Starci per ore, eh? Avete qualche curiosità, qualche domanda specifica su quello che state vedendo? Poi rispondiamo, visto che c'è una domanda sulla potenza di calcolo, rispondiamo a quello. Ma se avete qualche domanda specifica, qualche curiosità, tipo ma cos'è quel coso, quel ecco, pezzo di rivelatore, così? Cos'è questo? Fatela perché ora, c'è questo? Perché c'è questo? La faccio io la domanda. Ok. Ok? La faccio io la domanda a loro. Cos'è questo oggetto che sembra
una scatola di cioccolata oppure non so qualche altra cosa. Date risposte, si accettano scommesse, che cos'è? E noi intanto cominciamo a ritornare fuori, dove immagino che mi sentirò leggerissima, visto che le scarpe non saranno più attratte dal campo magnetico. Non avevo fatto caso a questa cosa prima, ero venuta ma non avevo fatto caso. Ok, torno indietro. Non so se vogliamo rispondere alle domande live, per me va anche bene, come volete voi. Perfetto. Allora, la prima domanda che abbiamo è qual è la potenza di calcolo del sistema informatico? Oh, vai, vai. Molto interessante. Allora, dipende cosa intendete per potenza di calcolo, perché abbiamo ad esempio in superficie, quello che si chiamava high level trigger, il trigger di alto livello che menzionava prima Sonia, che ha una potenza di calcolo pari, diciamo, dello stesso ordine di grandezza della potenza di calcolo di Amazon Europa. Non so se avete in mente la potenza di calcolo di queste grandi multinazionali, ha più o meno la stessa potenza di calcolo. In aggiunta, in realtà, è stato sviluppato negli anni quello che si chiama la grid, cioè un sistema distribuito di calcolo che unisce diversi centri di calcolo. Uno, quello centrale che smista i dati, se volete, è qui al CERN, e poi ne abbiamo diversi in giro per il mondo, a cipolla, diciamo, a diverse distanze e con diverse potenze di calcolo, che permettono di analizzare tutte queste grandissime quantità di dati. Abbiamo sia grandi quantità di dati che arrivano direttamente dal rivelatore, che sono i nostri dati, e sia delle simulazioni che i nostri colleghi teorici sviluppano, con cui noi confrontiamo i dati che osserviamo con quello che ci predice il nostro modello fisico che descrive la materia. E confrontando queste due cose poi possiamo osservare qualcosa di nuovo o confermare il modello attuale. Scusami, ti interrompo, perché visto che devo salire sopra, avevo promesso che c'era un altro esperimento, quello della bussola, ok? Guardate qua. Io muovo il mio telefonino, ma la graffetta rimane orientata lungo la linea del campo. Ok? Io provo a rimuoverla, guardate, a girarla, e ritorna nella stessa posizione. Questa è una bussola, ok? Questo è quanto volevo mostrare, giusto così. Tanto per fare, come dire, il dolcetto finale. Ecco qua. Vado. No, mi sono perso all'inizio, non so se avevi già menzionato quanto vale questo campo magnetico, che ci è più di 40.000 volte il campo magnetico terrestre, per quello che sono questi effetti così visibili. Sì, 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 no, non ho dato il confronto, ho detto soltanto che era 3,84 Tesla, ma non avevo dato il confronto col campo magnetico terrestre, esatto. Sì, sì, fatto. Quindi, bene a dirlo. Vedete perché quella bussola si muove bene. È bellissima, no? Visto, sì, dai, sì. Sei invidioso anche di quella, diciamo la verità. Molto. Spero che il mio telefonino abbia resistito al campo magnetico, altrimenti l'avrò sacrificato per una buona causa. Allora, abbiamo una domanda direttamente per te. Allora, se indossi degli abiti particolari per esporti al campo magnetico, non è dannoso per la salute? Allora, va. Dunque, no, non allora, diciamo che di solito la mia tutina metallica non l'ho messa oggi, va bene. A parte questo, no, sto scherzando. Allora, no, non indosso niente di particolare. Ho le scarpe queste di sicurezza, che però forse per il campo magnetico effettivamente non sono proprio adatte, perché sono anche per la sicurezza elettrica e quindi hanno una parte metallica. Infatti per camminare sentivo, era un po' faticoso, ma... Allora, diciamo così, se andate a fare una PET scan, la conoscete, la PET, no? Che si fa, il magnete dentro è di 2 Tesla. Quindi, ora, io non è che consiglio di stare, come dire, in continuo dentro una stanza dove ci sono 4 Tesla, perché lo sapete, il nostro corpo è fatto per la maggior parte d'acqua, quindi è chiaro che le molecole di acqua si orientano, sono polari. Non sono un medico, non so quali effetti si possono avere, però stare
uno non porta un pace maker non ci sono, cioè abbastanza, come dire, è abbastanza tranquillo. Mi sembra che sto ancora bene, no? Cioè sto ancora, cioè, sono altrettanto pazza quanto prima, non sono cambiata, diciamo così. Ci sono altre domande? Allora, non so, poi a un certo punto ti perdiamo adesso in salire. Allora, sì. Allora vediamo. Quanto tante... costa? Ah, abbiamo, quanto costa la manutenzione della struttura? Ah, forse Zoltan può rispondere o te. Io non mi occupo di soldi. io mi diverto. Forse Zoltan non lo sa. Allora, no, un valore che so è che, ad esempio, se... tutti, diciamo, sia la costruzione e la manutenzione, non solamente i CMS, ma di, dei quattro esperimenti all'LHC e all'LHC stesso, costa l'equivalente di un caffè persona dell'Unione Europea, per ogni cittadino dell'Unione Europea. Un cappuccino, dai, un cappuccino svizzero. No, ma è sui due, diciamo, un caffè corretto, un 2 euro, dai. Sì, 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 esatto, però svizzero, perché in Italia costa meno. Comunque sì, effettivamente, come la prossima volta che ciascuno di voi prende un caffè o un cappuccino, ne basta uno per anno, e quello è il contributo che ciascuno di noi, come giustamente veniva detto, viene dato per la gestione e tutto quello che ne consegue della struttura qui al CERN, di tutte le strutture. Approfitto un attimo prima di tornare in control room, perché sono proprio nella stanza accanto, per inquadrarvi questa foto, perché nonostante io non sia d'accordo sul fatto che si debba avere un giorno solo per celebrare le donne, quindi l'8 marzo, rimane il fatto che oggi è 8 marzo. E questa parete qua in realtà è fatta di foto. E la parte bianca che indica la scritta CMS è composta da donne, quindi di fatto sono foto di donne, quindi di fatto diciamo che vi dovrebbe dare la percentuale di donne presenti nella collaborazione CMS rispetto a quella di uomini. Questo è un colpo d'occhio, adesso non riconosco tutti, ma insomma ci sono, vedete, sono foto, ok? Where are you? Riconosco questa persona che è stato lo spokesperson di qualche tempo fa. Ce ne sono tanti, lui italiano anche. Ecco Noemi e Zoltan, bellissima foto, questa foto di famiglia. E rientro dentro, ok? Ti lascio la parola. Perfetto. I was ever a close young. Ok, adesso Sonia sta per arrivare qui. Ok, abbiamo altre domande. Allora, vorrei sapere che scoperte significative sono state fatte con questo esperimento. Ah, ok. Donata. Allora, abbiamo fatto tante misure. Quella forse è quella più famosa, la famosa scoperta del bosone di Higgs. Niente effetti al campo magnetico. No, you didn't see Sanremo, ma forse loro lo hanno visto, no? C'era il braccio di Fiorello, ecco. Braccio di Fiorello. No, this was for COVID. There was an actor in Italy. Oh, yeah. For the vaccination. I was saying that after the vaccination he has this. Allora. Well, actually, in magnetic field, not below 10 Tesla. You won't have any neural problems. Yeah, no, sto bene. Your headset. Okay, already good there. Yeah. Ah, yes, okay. Yes, no. Ok. Otherwise I have mine. Quindi stavate chiedendo che scoperte importanti abbiamo fatto. Quindi quello più famoso, quello più importante per ora, e uno dei motivi per cui è stato costruito LHC, è stata la scoperta del bosone di Higgs. E vi devo dire, se volete vi do una chicca personale, nel momento in cui io ho fatto parte del team che avevamo fatto l'analisi a RAN 1, quindi all'inizio per la misura del bosone di Higgs, e devo dire che nel momento in cui si aprono i dati, si guardano i dati e si vede davvero che c'è un eccesso, cioè sono questa nuova particella
che poi ci abbiamo messo un po' di anni per scoprire se era realmente il bosone di Higgs e che caratteristica ha, è stato un evento abbastanza emozionante. È molto emozionante far parte di un team che ha permesso la scoperta di questa nuova particella. Poi, sì, ovviamente... un po' come scartare un regalo, no? Cioè, esatto. Sì. In effetti è un po', cioè, se posso dire, allora, io devo dichiarare, io non lavoro per CMS direttamente, cioè nel senso io mi diverto qui a CMS e quindi non ho partecipato anche alle analisi dell'IGS per questa cosa, però ricordo quando ho fatto altre analisi nel passato, in altri esperimenti, effettivamente è come chiedere il regalo a Babbo Natale, no? Cioè vorrei avere il bosone di Higgs e poi ricevere il pacco e cominciare ad aprirlo per vedere se c'è quello che è stato chiesto. È questa la sensazione. Esatto. E c'è, solamente che questo dura mesi. Bisogna aprirlo poco alla volta. Esatto, il regalo. Dura mesi, per cui di fatto che cosa succede? A me è successo quando ero una studentessa di laurea, che sono arrivata qui e dovevo andarmene dopo due mesi, in realtà, nei corridoi, all'epoca si cercava già il bosone di Higgs, ma non lo avremmo trovato, e nei corridoi ci si incrociava e si diceva: come sta andando la tua analisi? Hai trovato qualcosa? Sei tornato indietro? Una fluttuazione statistica continua l'eccesso? Quanti candidati, cioè quanti possibili nuove particelle che potevano essere il bosone di Higgs? È un'atmosfera, io non so, quello che stai dicendo mi ha ricordato questa cosa. È pazzesco, è veramente come scartare il regalo di Natale, vedere se c'è quello che hai chiesto, veramente questo, hai ragione, proprio così. Quindi questa è quella, se volete, la scoperta più importante, poi le altre magari non finiscono sui giornali tutti i giorni, ma alcune delle misure che stiamo facendo mostrano ad esempio delle anomalie, delle tensioni rispetto a quello che ci dice il nostro modello, i nostri colleghi teorici che vi dicevo prima, no? I teorici ci dicono che dovremmo vedere un certo tipo di eventi e noi ne vediamo alcuni un po' differenti. Allora cosa facciamo? Allora, ci concentriamo e analizziamo meglio quegli eventi, raccogliamo più dati, più statistica, per vedere se questo che stiamo osservando è solamente, come diceva prima Sonia, una fluttuazione statistica oppure se è realmente un qualcosa di nuovo. Per capire cosa vuol dire una fluttuazione statistica, se avete una moneta volete vedere se è finta, se vi hanno imbrogliato e esce sempre croce, voi lanciate la moneta, lanciate una volta, testa, lanciate la seconda volta, croce, lanciate la terza volta, testa, allora due volte testa, una volta croce. La moneta è tarocca oppure funziona bene? Per poter dire se è vera o è falsa la moneta, dovete continuare a lanciarla più tante volte, finché siete sicuri. Se ne avete 100.000 volte testa, 100.000 volte uno croce, allora più o meno la moneta è pari al 50%. Aggiungo una cosa, okay. A un mio professore capitò, proprio per mostrare quello che tu stai dicendo, era in un corso di laurea, con la moneta, ok? Cominciò a lanciare la moneta dicendo facciamo 10 lanci e si aspettava tipo 6-4, 6 testa, 4 croce o qualcosa del genere. Invece i primi 8 lanci furono testa. E a un certo punto all'ottavo disse: non vi posso più dimostrare quello che volevo, perché praticamente era capitato in quella che si chiamano le code della distribuzione, praticamente, cioè questo dimostrava che 10 lanci non erano sufficienti, effettivamente, quello che dicevi tu. Allora, abbiamo un'altra domanda, i sì. Colori del macchinario hanno un significato così come avviene per le porte? Non penso, forse il ferro. Il ferro è rosso. Sì, è rosso. Però bene, perché è stato colorato. Non è che lo so. Are we assigning the colors specifically? Allora, so che ad esempio i vari tubi, i vari cavi che ci sono. I cavi sì. I vari cavi hanno un color code. Sì, per esempio il rosso è high voltage. Esatto, il rosso, quello tutto che sembrava arte, era la high voltage, la tensione. Il blu è lo voltage, cioè la bassa tensione. I think the white is dei sistemi a muoni. The green is the tracker, but the high voltage is always red. Yes, okay, this is for the cables. Mm-hmm. But for the sub-detector themselves, okay, we have the iron, which is red. Il ferro the sub-detector è rosso. Cannot have a color
because but they saw different colors, so this is why it was the question. Yeah, exactly. But we so obviously the color of the hadron colorimeter is something like a brass, because it is mainly brass. Mm-hmm. We used to assign blue for the electromagnetic colorimeter, but it's completely transparent. Yes, it was. and normally we don't think a color of the tracker. Quindi alla fine i colori, se volete, servono a noi per identificare che tipo di cavi, con che tipo di cavi, con che tipo di strumentazione abbiamo a disposizione. I cavi perché così li vediamo, li riconosciamo e sappiamo dove andare. For the cables we follow a color code because we need to know. Yes. And also every single cable is marked, so we know who is the owner, how long it is. Where does it start? That is a label, yes, exactly. So there should be a label. Mentre invece il rivelatore, effettivamente, più che altro sono colori naturali dove possibile, perché se è trasparente, giustamente il calorimetro adronico, per esempio, ha una parte metallica e quindi è il colore del metallo. Penso che solamente il ferro effettivamente che sia rosso, sì. Quello che avete visto, la porta e le parti in ferro che sono dentro. But that was a choice. Mm-hmm. Yes, CMS is red, Atlas is blue. Mm-hmm. Abbiamo scelto red CMS, pill, red pill and blue pill. Well, almost. Yeah. So abbiamo una situazione matrix. Ecco, vero, perché è eccitante andare lì, perché qui abbiamo la red pill, capisci? Ecco, si spiega tutto. You have to make the choice which one you take. The red pill, of course. You cannot take both at the same time. But red pill forever. Altre domande? No, queste le abbiamo risposte tutte. Non avete altre curiosità? Tutta la fatica che ho fatto, ragazzi. Okay. Io ho una certa età, sopra e sotto. Vi assicuro che camminare con queste scarpe qua, dove sono? Sorry. Queste scarpe qua, con il campo magnetico, non era facile. Sembrava come avere dei pesi ai piedi. Altre domande? Sono scarpe particolari che fanno sì che se qualcosa cade sul piede non ci fa male. Esatto. Non è che sono... No, ma credo che qui ci sia anche una placca metallica per altre cose. Sì. Quindi non credo che siano proprio le migliori per il campo magnetico. Però io queste ho. Avete altre domande? Altre curiosità? Niente. They could speak. Se volete parlare, cioè chi fa una domanda anche dal vivo con voce, potete farlo, eh? Potete smutarvi. Ecco, potete smutarvi. Yeah. Non è ancora ora di pranzo, fate venire qualche idea. Allora, mettiamola così. Potete anche chiederci, non cose che riguardano il rivelatore, ma per esempio come stavamo dicendo prima, cioè esperienze di lavoro, anche come si lavora, qual è la giornata tipica, o anche per esempio quali sono le possibilità di venire al CERN, se ci sono programmi per voi. Allora chiedeteci, fateci domande, perché se noi cominciamo a parlare ce ne andiamo per ore. Stasera. Esatto, quindi se ci fate delle domande specifiche. Allora, quali sono le procedure da seguire in caso di incendio o incidenti? Ah. E se ce ne sono mai stati? What is the question about the if, fire? There are procedure for if there is fire. Hello. Yes, we have very strict procedures, and we used to make an exercise every year. Quindi facciamo un esercizio in caso di incidenti ogni anno, una simulazione ecco. Esatto. E se volete vi racconto una cosa, giù in caverna, non so se si vede, a un certo punto avete visto, c'è dei bocchettoni rossi in alto nella caverna sperimentale, e quello è l'ultimo sistema di emergenza che abbiamo in caso di incendio, quello che non vogliamo mai attivarlo, e si può attivare qua dalla control room, da questo pannello qui che vedete, tutto bello colorato, verde e rosso alle mie spalle, è quello che chiamiamo simpaticamente foam party, la festa con la schiuma. È un sistema che riempie in pochi secondi tutta la caverna di schiuma, come quella dell'estintore,
e permette quindi di uccidere un possibile incendio. Ovviamente questo rovinerebbe un po' l'elettronica, avete visto la quantità di cavi che avete, non so se avete mai usato anche un estintore in casa, quindi questo è proprio l'ultimo caso, l'ultimo affronto. Non ci sono mai stati incidenti di questa portata, fortunatamente. No, non li vogliamo, come esatto. Detto, facciamo le esercitazioni e in queste esercitazioni normalmente le persone che partecipano ci sono quelle che hanno il ruolo di guide di emergenza, quindi devono sapere cosa fare. Ci sono molti di noi che fanno il pubblico, cioè nel senso la gente che lavora. E teoricamente anche in pratica siamo autorizzati anche a un certo punto a innescare situazioni strane, tipo uno che viene preso dal panico e quindi la persona che fa la guida di emergenza deve essere in grado anche di gestire non solo il fuoco, non solo il fumo, ma anche una persona che va in panico, che non è semplice, vi posso assicurare. Forse è più difficile del fuoco, perché lì sai che magari usi l'estintore, eccetera. Allora, ci chiedono come mai hai fatto la misura del peso in ingresso. Perché di fatto quella porta è per persone, quindi ovviamente ha una finestra, chiaramente. Però, voglio dire, uno potrebbe metterci una cosa piccola ma molto pesante, cioè un oggetto. Quella è una porta che non deve essere usata per materiale, quindi tra le tante cose che non mi dice quanto peso, meno male, mi dice solo che rientro in quella finestra, perché altrimenti cioè, sarei veramente... però c'è uno dei check che vanno fatti. Ok. Vi siete attivati. Yeah. Allora, quali titoli di studio sono necessari per lavorare al CERN? Io ad esempio ho preso un dottorato di ricerca in fisica, quindi laurea triennale, laurea magistrale e poi il dottorato, ma abbiamo un po' di tutto, cioè, siamo sia fisici, sia ingegneri, sia informatici. Ci sono c'è anche il settore teorico, quindi fisici teorici e matematici. Anche io ho una laurea in fisica delle particelle e poi il dottorato che mi ha trasformato in fisica delle astroparticelle, ma praticamente cambia solo la sorgente dei dati. Sono sempre una fisica delle particelle, ma la sorgente dei dati dell'esperimento che insomma, ho il piacere di aver anche costruito viene dallo spazio, praticamente è un oggetto che è messo sulla stazione spaziale. Se avete voglia, adesso non abbiamo tempo di parlarne, si chiama AMS, basta che togliete la C e mettete una A, ecco forse perché sono attratta da questa parte, e che in effetti studia delle cose in qualche caso simili a quelle che si studiano all'LHC, tipo la materia oscura, ma anche altre cose, ma anche l'antimateria si studia all'LHC, ma in maniera diversa, con i dati dello spazio. Quindi noi abbiamo fatto questo, ma conosco anche gente che non ha il dottorato ed è qua. Sì, sì. E comunque uno può essere anche tecnico specializzato, sopraffino, perché noi lavoriamo con i tecnici e non tiriamo fuori il nostro, come dire, il nostro dottorato lì messo per dire io sono... Vabbè, no. Assolutamente no, si lavora tutti insieme. Domanda al volo, a chi sono aperti i CERN Open Days? Gli ultimi sono stati nel 2019, settembre 2019. Esatto, e sono aperti a tutti, cioè veramente tutti. Abbiamo GL, più volte credo 20.000 persone. O... Sì, poi CMS è un sito che insomma è molto attivo, quindi riceve tanta gente. No, è vero. Infatti pure là gli Open Days vengo qua. No, ma è vero, cioè è molto ben organizzato CMS, devo dire la verità in questo senso. È molto sensibile anche alla parte trasferimento di tecnologia, trasferimento di informazioni, il fatto di avere il contatto con gli studenti, sia con queste visite ma anche con le masterclass, queste cose qua che noi facciamo adesso, il periodo delle masterclass per analizzare i dati di CMS da parte degli studenti, insomma diciamo che è veramente una comunità che è molto sensibile a questo aspetto, anche la connessione tra scienza ed arte con foto, film, musica eccetera, quindi comunque ci sono le chance, adesso sembrerebbe che riaprono un po' le visite a tutti quanti, quindi si può pensare di poter tornare di persona a visitarle queste cose, il CERN in generale, non solo gli Open Day. Di solito l'Open Day si fa una volta ogni 5 anni? Dipende. Sicuramente a settembre, da quello che mi è capitato, sì, sempre fine settembre, nella notte dei ricercatori più o meno coincide.
però a volte anche ogni due anni, dipende, dipende. Se guardate sul sito del CERN, quando ci sarà la prossima, ve la sì, di sicuro esatto. sponsorizzata. Mm. L'ultima domanda è: quanta energia serve per far funzionare la struttura? Allora, abbiamo dei cavi dedicati, se volete, dei sistemi di trasferimento dedicati da centrali nucleari qui in Francia, che ci portano la corrente, e più o meno è simile a metà dell'energia che consuma la città di Ginevra. Ovviamente per far funzionare non solamente CMS, ma tutti gli esperimenti del CERN. L'energia che si viene a creare, come viene utilizzata? Beh, non è che creiamo energia noi, diciamo, l'energia che consumiamo è per accendere il computer, per far funzionare le nostre macchine. No, ecco, una cosa che deve essere sfatata, qui non c'è nessun reattore che fa reazioni, qui noi quello che facciamo collisioni tra particelle, poca energia in piccolo spazio. Non ha niente a che vedere con una centrale nucleare, cioè è solo l'aggettivo, ma non è un'altra cosa. Io penso che dobbiamo andare anche gentilmente, come dicono i francesi, verso la chiusura di questo appuntamento. Sorry about it, but we got the Hungarian. No. spero che vi siate divertiti. Sì. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Cioè, siamo comunque, se avete delle domande, potete sempre contattarci. Tanto sanno chi sono i colpevoli di oggi, quindi ci potete contattare, basta che scrivete alla segreteria oppure avete mio credo che abbiate direttamente il contatto, perché ci sono visti al technical meeting, quindi siamo aperti a domande anche via mail. Perfetto. Okay. Ciao. Ciao.